Cari telespettatori, rieccoci insieme. Sapete che siamo in diretta, abbiamo ormai ripreso da dopo la Befana le nostre puntate. Prima c'erano tutte le repliche, il meglio di e eh, riprendendo a parlare dei temi che riguardano gli interventi che vengono fatti nel nostro territorio, riguardano quindi tutti quanti noi, riprendiamo anche con le attività che vedono coinvolta la Confesercenti, in modo particolare di Padova e Provincia. Ben ritornato, Maurizio e Francesco, qui con noi. Buongiorno a voi, grazie a voi. Sempre attivissimi e ben arrivato anche. Ci fa piacere di avere in questa trasmissione. Anche se ha partecipato anche ad altre rubriche, Luca Canio, assessore al commercio Piove di Sacco in provincia di Padova. Buongiorno. Non è un caso che abbiamo qui l'assessore proprio di un comune della cintura urbana, vero direttore? No, perché è stato il primo in Italia. Eh, primo quindi niente in può, Italia, può. ad accettare una sfida che abbiamo proposto. Che ha proposto un pool di imprese confesecenti in prima fila, eh, alcune imprese che hanno una dimensione nazionale tipo Cisco, tipo Cabel e la sfida che abbiamo proposto a lui e lui l'ha accettata immediatamente insieme con l'amministrazione di Piove di Sacco è quella di sperimentare a Piove di Sacco per un periodo abbastanza lungo perché adesso è partito a metà dicembre ma a regime dai subito dopo l'Epifania, pieno regime, una, uno sportello di... Luca, l'assessore di Piove di Sacco, ha trovato ha coniato una, un nome secondo me estremamente eh, giusto, sportello amico della Saccisica ed è uno sportello di servizi alle imprese, nuove, vecchie imprese, per cui senza spostarsi dal polisportello del comune di Piove di Sacco, un qualsiasi imprenditore, un qualsiasi cittadino è in grado di fare, non dico tutte, ma quasi tutte le pratiche necessarie per avviare un'impresa. E per mettersi in regola come, come imprenditore. Tra le altre, può anche accedere attraverso quello sportello anche ad alcuni servizi che non hanno nulla con l'avvio di impresa, ma che sono fondamentali non dal punto di vista burocratico, ma dal punto di vista proprio dell'operatività. Il credito, l'iscrizione ad alcuni registri obbligatori, che ovviamente quelli si può aprire lo stesso anche senza averli, con ma se non si hanno quell'iscrizione si, si può avere. E tutta una serie di attività di consulenza. Quindi, uno sportello che poi. L'assessore ci racconterà descriverà bene meglio, perché penso che interessi... Ma, eh, che io vorrei sottolineare il coraggio con cui questo comune ha da subito detto sì, ok, vogliamo provare e la visione che ne ha dato, poi la spiegherà meglio l'assessore, che è quella, e io credo che sia questa la lungimiranza, quella di poter ipotizzare in un futuro che sportelli di questo tipo possono essere presenti nel territorio ed essere dei sportelli pubblici per cui un cittadino di Escovana, ecco citiamo un comune molto lontano, no? Non ha bisogno di spostarsi a Padova eh, per sì. fare una pratica nel suo comune e per ottenere anche una, una certificazione di tutti i tipi. Ecco, da cosa nasce queste, questo progetto? Perché poi voi ne avete fatti anche tanti in quest'ultimo periodo. Ne, vorrei anche che dedicassimo altri appuntamenti per parlarne perché c'è interesse, vista anche il periodo stesso che stiamo affrontando. Ma questo in modo particolare. L'esigenza è quella di essere sempre più possibile vicino all'imprenditore o a chi vuole fare impresa ed evitare che questo sia un costo per l'imprenditore stesso. Attraverso questo sistema noi riusciamo a dare servizi in loco, riusciamo a dare servizi in qualsiasi comune, senza che l'imprenditore abbia bisogno di spostarsi, pensiamo anche in termini di inquinamento cosa vuol dire questo. Non c'è bisogno che decine e decine di commercianti tutti i giorni si spostino o di imprenditori per spostarsi sul capoluogo di provincia su altre, o su altre sedi, può farlo direttamente da lì. Ed inoltre la semplicità dell'intervento. La grande novità di questo sportello è che da, quel, da, quella, da quello sportello, che è uno sportello informatico, noi possiamo recuperare con validità legale tutti i documenti necessari, ivi compresa la firma grafometrica. Non è ancora attrezzata di per il pagamento... Di cui abbiamo parlato tra l'altro della esatto. firma esatto. <ride> grafometrica. Che può essere fatta da lì e quindi valida per tutte quante le pratiche. Credo non sia valida, mi corregga l'assessore, non sia valida esclusivamente per gli atti notarili. La rimanente è valida per tutto il rimanente. Quindi ci aggiungeremo, ci stiamo aggiungendo d'accordo con una banca locale, se l'assessore sarà d'accordo, ovviamente se l'amministrazione condividerà un post per il pagamento anche dei diritti di segreteria, che in questo momento avviene con sistemi diversi, e a quel punto credo che uno si siede lì e può... Davanti a quel accedere ai massimi esperti dei vari settori, senza bisogno di spostarsi, e fare tutte le pratiche possibili e immaginabili per cui uno possa aprire l'impresa, non solo quello, ma noi in questo momento siamo collegati anche con lo sportello. Per quanto riguarda l'occupazione del lavoro, la selezione del lavoro e possiamo dare anche questo tipo di servizio. Ah, questa non è una cosa da poco. Allora, Assessore, un, vi pone come un comune ai vertici in questi, di questo tipo di iniziativa? Quindi l'innovazione, ma anche la tecnologia e tutto quello che comporta, perché è una digitalizzazione di un sistema? Cosa, sì. cosa vuol dire questo? Spieghiamo spinto... in modo molto semplice anche per chi ci sta ascoltando, sì, perché sì, so che sì, molti guardi... sono interessati, però hanno difficoltà ad approcciare con le tecnologie più evolute. Sostanzialmente ci ha spinto tre cose ad accettare questa, questa proposta. Mm. Eh, innanzitutto, eh, la consapevolezza di dover sempre esplorare eh, cose nuove e soprattutto in un contesto difficile come contesto odierno, eh, il fatto di poter avvicinare eh, le imprese a servizi eh, a costo zero, a chilometri zero, perché eh, uno degli aspetti più importanti è quello di risparmiare tempo e il tempo, al di là del vecchio adagio, è denaro, ma eh, per l'imprenditore, per la partita IVA, eh, perdere mezze giornate per andare negli uffici decentrati nel capoluogo di provincia è un problema. Eh, mentre questo consente di risparmiare del tempo, di risparmiare del tempo per investirlo in, in termini più, più seri. Quindi eh, l'innovazione tecnologica, il risparmio del tempo e la terza questione è che eh, abbiamo ragionato non come comune di Piov di Sacco, ma abbiamo ragionato come un comune. Capoluogo di una zona, la Saccisica, che comprende nove comuni, un bacino d'utenza di 70.000 abitanti, circa 8.000 partite IVE fra imprese e partite IVE. Per cui abbiamo ragionato eh, come eh, un comune che si pone. Eh, come capoluogo in tutti, in tutti i sensi, e mette a servizio eh, degli imprenditori, dei commercianti, dei piccoli artigiani eh, una postazione, un luogo fisico eh, dove poter accedere ai servizi che parlava il direttore Francescon prima. Per cui eh, diciamo che questo connubio fra eh, risparmio del tempo, eh, innovazione e servizi erogati. Eh. Non è la risposta ma è una piccola uh, risposta alle uh, problematiche che stiamo vivendo. Anche io chiedo lei ha toccato un aspetto molto importante perché questo progetto riguarda la sarcisica. Un po' noi abbiamo lasciato il, la sospensione spo, sportello amico in generale perché dopo vorrò chiedere appunto al direttore Confesarcenti se è un progetto estensibile, perché vista la tipologia credo che sia appetibile per molte realtà. Però stiamo parlando anche in un contesto particolare in cui si dice ai comuni fate lo sforzo di unirvi. Di di condividere le risorse, di fare il possibile. I comuni, interpellati più volte, i sindici, sindaci ospiti dicono che è difficile far questo per una serie di ragioni. Questo però può essere un passo veramente strategico e importante in un assessorato che in questo momento ha un ruolo di, che potrebbe essere quello di rilancio Vabbè. anche dell'economia. Può essere questo oppure la vede un po' difficile? Sono abituato a parlare con grande franchezza. Non glielo chiedo come amministratore. No, non, uh, questo è un servizio in più che si mette a disposizione dei cittadini, delle imprese e dei commercianti. Purtroppo, vede, l'economia è veloce, il lavoro è veloce, la politica è lenta e non riesce in questo momento a superare. Uh, il gap uh, rispetto ad altri paesi che hanno avviato fusioni o hanno avviato percorsi di un unificazione Sì, guardi, il campanilismo è ancora troppo forte, la visione provinciale è ancora uh, <ride> imponente e soprattutto non ci sono le condizioni. Guardi, io uh, dirò un, una bestemmia, ma credo poco alle unioni di servizi, alle unioni dei comuni. Io credo che per avviare un vero processo di modernizzazione i comuni devono accorparsi, cioè devono uh, fondersi e creare un'entità più grande, per cui, perché altrimenti uh, il, la bega del campanile è sempre, è sempre dietro l'angolo e non si riuscirà mai. La stessa cosa la chiedo a lei che visto che siete un'associazione di categoria avete a che fare con più realtà comunali e con le difficoltà perché eh, si chiacchierava anche prima fuori onda. Un comune piccolo magari può veder perdere un, pro, un proprio progetto che riguarda una, una realtà economica proprio perché è un comune di poco peso rispetto a uno più grosso. No? Noi siamo associazioni ma prima, prima di associazioni siamo delle imprese. Per noi mettersi insieme è un passo obbligatorio. Non è che abbiamo la possibilità Quindi di Quindi lo anche voi questo? Non è che abbiamo la possibilità di discutere, ed è anche una cosa che credo che se non la faranno gli amministratori, lo chiederanno i cittadini tra non molto, perché ovviamente ci sono degli aspetti fondamentali che riguardano non più la difesa dei campanile, ma che riguardano proprio la, come dire, la sopravvivenza di una, comani, di una comunità, o meglio, la sopravvivenza della qualità di, di una vita di una comunità, perché questo poi è quello che. Si metterà in discussione se non andremo a muoverci con meccanismi di alta protezione. Dov'è il vantaggio di questo strumento, chiamiamolo così? No? Di questa, qual è il vantaggio? Oggi noi ci troviamo di fronte quotidianamente a una montagna di provvedimenti di natura amministrativa, di natura burocratica, di natura fiscale. Basti pensare all'ultimo decreto, quello che stiamo studiando in questi giorni, ancora non abbiamo capito bene. Ma sono circa 80 provvedimenti che interessano quale, le piccole quale imprese. Quale decreto? Includi fine anno: il eh, mille, no? proroghe. Ah, il mille proroghe. Bravissimi. Mille proroghe, salva eh, come lo chiamano quest'anno? Gli sviluppi sì, italiani. Esatto. Va a, toccare, pensiamo, va a toccare tutta una serie di, di elementi che riguardano i minimi, i contribuenti minimi, le. La detassazione per i primi tre anni di assunzione del personale, i bonus bebè, il, gli 80 euro che vengono riconfermati, c'è cioè tutta una montagna di, di, di provvedimenti. Poi saranno gli attuativi per L'ulteriore proroga di tre anni per la moratoria per i mutui delle imprese, tre anni, quindi anche questo è importante, una montagna. Tutte queste cose non possono essere gestite oggi a livelli, lo dico in maniera molto bonaria. Del demos demose da fare, sono dei professionisti che ci vogliono. Non puoi sbagliare, è gravissimo esatto. visto E questi professionisti non possiamo metterli a disposizione, né noi come associazione di impresa, né i comuni in tutto il territorio. Non possiamo averne in una eh, provincia che ha 104 comuni 104, ne possiamo avere uno, due, tre, quattro, dieci. Forse ci cominciano ad essere troppi perché la professionalità richiesta è elevatissima. Anche. Questo strumento mette nelle mani dei comuni, nelle mani delle imprese nelle mani del territorio la possibilità di avere 10 esperti che tutti i giorni rispondono perché io sto pensando ha ragione Luca su questa cosa poi vediamo se riesco a trovare qualcosa anche da litigare così ci divertiamo un pochino ma mh, ha ragione quando dice una cosa mm. mettiamo insieme l'amministrazione pensiamo se questo sportello amico fosse presente nei 10 comuni 8 o quanti sono dell'estacisica mm. perché questo significa che è un unico consulente di elevata qualità da piove di sacco, è in grado di fornire i servizi pubblici a tutti ma chi lo paga unico. questo consulente? un comune unico che mette insieme tutti quanti altrimenti vengono fuori quello che sta succedendo cioè c'è quello che sta succedendo nelle unioni dei comuni ma i vigili, ma sono troppi mm, da un infatti. comune si da un altro, no ma perché io devo pagare se sono sempre da voi, questo è quello che sta succedendo probabilmente oggi hanno funzionato le grandi società pubbliche miste pubbliche o private in alcuni casi per la raccolta dei rifiuti, queste hanno funzionato vediamo che stanno dando anche qualche risultato ma laddove si sono messi insieme alcuni servizi, tipo quello della vigilanza, tipo quello dei... ho visto che i problemi sono questi. Quindi probabilmente è un salto politico che si deve fare. Voglio tornare solo velocemente sulla. Così semplifichiamo per, una... per un ascoltatore, no Luca? Vediamo se siamo d'accordo. Pensiamo che ci sia un ragazzo che apre un negozio di frutta e verdura. Facciamola proprio così, così com si comprende. Deve andare in comune al alla... polisportello di Pio di Sacco per fare la denuncia la SIA che ha aperto l'attività. A questo punto lui ha è in grado di aprire, ma non è ancora a posto dal punto di vista amministrativo, burocratico, deve fare alcune decine esatto, <ride> di interventi. Decine. Si gira, parte da questo sportello dove c'è un dipendente del comune che gli ha dato tutte le informazioni e ha accolto. La SIA Si sposta in questo sportello virtuale, schiaccia un pulsante. Ah, quindi in comune ci deve andare comunque. Eh, in comune c'è, è, è lì sempre. lo sportello. Lo sportello virtuale è Perfetto, nel comune, nel comune è andare. nel Suona, questo, schiaccia questo pulsante, mm. gli risponde... Una segreteria, una persona, proprio una segreteria, si collega in video e da qui inizia l'iter per completare. Chiaramente deve fare l'iniziatività all'ufficio all dell'agenzia delle entrate, all'ufficio IVA, l'ex all ufficio IVA, deve fare l'iscrizione alla Camera di Commercio, deve iscriversi all'EGEA, deve, sì. deve fare tutta questa serie. Può avere bisogno di credito, può avere bisogno di dipendenti e così via. Si sposta e comincia a chiedere, a fare tutte le pratiche di cui ha bisogno. Gli arriva dal punto di vista proprio visivamente la modulistica che deve presentare, firma la modulistica, proprio la compila insieme con l'operatore, con l'esperto che c'è della comunità in, tempo, parte, reale, in tempo reale, chiusa la pratica, gli viene inviata, viene racco vengono raccolti tutti i documenti necessari, la fotocopia della licenza, se è necessario così, vengono raccolti attraverso un sistema di scanner molto semplice, basta mettere lì, no? C'è una TV che lo raccoglie. Tutta questa documentazione viene raccolta direttamente in un computer che è presso la sede operativa e inviato. Come viene oggi attraverso il PEC, attraverso i meccanismi richiesti oggi, a tutti gli uffici competenti. Lui si alza in piedi ed ha assolto tutti quanti i suoi compiti burocratici. Quindi, in dieci minuti dal momento in cui ha fatto la SIA, esse dall'ufficio del comune, pensi a quanto tempo ha risparmiato, oh. e se ne torna a casa con già tutti quanti i adeguamenti fatti. L'unico punto che abbiamo in questo momento è che risolveremo a giorni, metteremo il post perché dovrà pagare i diritti di segreteria. con... Eh, infatti stavo pensando, ma i vari diritti, i vari pagamenti... Li pagherà lì, in quel momento saremo noi che poi attraverso il server che c'è vieremo tutte quante queste cose. Non solo, ma in quel momento potrà anche dire avrei bisogno di un credito, di un finanziamento. Siamo in grado di raccogliere le firme e di studiare la pratica anche per, questo, per questa cosa qui. Questo è un qualcosa di importantissimo. No? Se potesse essere steso per analogia a tantissimi altri atti, credo che... No, ma infatti eh, questo è un... Primo uh, step, ovvero eh, questo è un punto di partenza già importantissimo perché semplifica e velocizza ma, e, e fa risparmiare, ma dopodiché, eh, visto la capacità eh, telematica di questo, di questo sportello, lì si potranno aggiungere tutta una serie di servizi che possono essere servizi di natura commerciale di natura comunale, di natura anche bancaria. Guardi, adesso penso alla sofferenza delle imprese in questo momento per quanto riguarda la liquidità. Il fatto di poter attraverso i, i consorzi i fidi, attraverso eh, gli strumenti che le associazioni di categoria hanno a disposizione di poter istruire una pratica per chiedere eh, di avere accesso a una linea di credito, magari noi che abbiamo una banca locale del territorio che sì. fa veramente la banca locale, perché non, le banche locali ci sono, ma non tutte sono banche del territorio. Noi abbiamo anche questa fortuna, che abbiamo un credito cooperativo sensibile a queste, a queste dinamiche, potrebbe essere che eh, viene dedicata una linea ad hoc per potersi mettere in contatto direttamente anche con eh, la banca di riferimento per poter Addirittura uh, semplificare eh, e velocizzare eh, tale richiesta. Per cui ripeto, questo è uno strumento di cui noi siamo orgogliosissimi perché siamo il primo comune in Italia. L'abbiamo già attivato, già inaugurato e sta già dando buoni risultati. Ma è un punto di partenza, cioè abbiamo l'ambizione di costruire ah, un vero e proprio ufficio molti servizi che sa spaziare uh, dall'A alla Z a tutte le richieste della quotidianità che i commercianti, gli artigiani i piccoli imprenditori trovano quindi primo passo compiuto non si elimina ma si bypassa la burocrazia, bravi ha ragione non eh. c'è altro da aggiungere infatti, certo da aggiungere è infatti quello che a questo però deve aggiungere un'altra cosa e cioè che con la fine di febbraio eh, saranno operative tutti gli effetti le agenzie per le imprese. Per cui sostanzialmente da questo sportello. Quali sono cosa sono? Ah, le agenzie per le imprese sono delle agenzie riconosciute a livello nazionale, a livello regionale, fanno capo alle associazioni di categoria e come confessori accenti sarà riconosciuta entro la fine di gennaio. Diventeranno operative tutti gli effetti a metà febbraio, questi sono i dati. Però la grande novità è questa: che dopo la metà di febbraio queste agenzie rilasseranno anche direttamente la SIA. Cioè, sostanzialmente io non avrò più bisogno di andare neanche più al comune e così via. Si assumeranno queste agenzie per entrate tutte le responsabilità per quanto riguarda l'apertura di un'attività economica, un'attività produttiva e quindi io completerò tutto in quel sportello. Lo potrò fare da qualsiasi parte, con questi sportelli da qualsiasi parte della provincia di Padova. Assolutamente. È una novità. No, torniamo a parlare su questi argomenti. Ha ragione. Ha ragione. Sì, sì, no, non infatti... non, non eliminiamo la burocrazia, la bypassiamo. No, 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 non si intendeva dire che si è raggiunta una semplicizzazione da qualche punto esatto. di vista, ma eh, si cerca una via per poter ovviare a certi problemi. Torniamo su questo argomento, anche se so, fermiamoci anche un discorso su queste agenzie per le imprese, perché io immagino che possano destare un certo interesse e spieghiamolo meglio. Per quel che riguarda il commercio e la Confesercenti cioè dopo la pubblicità tra pochi secondi. Allora, stiamo cercando di darvi delle soluzioni molto interessanti, effettivamente come suggeriva anche il nostro telespettatore, certo per bypassare le difficoltà della burocrazia, però sappiamo benissimo che fare impresa è un'impresa, eh, per attivare un'attività di qualsiasi voglia genere, ci avete detto anche voi più volte con le vostre telefonate, è difficilissimo, è complesso, ci vuole tantissimo tempo, ragion per cui anche molte aziende non riescono a investire nel nostro territorio, non per altro, ma perché proprio hanno queste oggettive difficoltà e anche perché... Le leggi cambiano continuamente, diceva giustamente il direttore Francesco. Adesso sono al vaglio queste nuove normative che devono passare, eccetera, che però sono talmente complesse perché poi anche come sono espresse non è una cosa facile da interpretare, per cui è necessario bypassare questi problemi che non si risolvono alla radice. Eh, diceva, accennava al discorso delle agenzie eh, per le imprese, non tutti ne sono a conoscenza, siccome immagino che dopo. Arriveranno le telefonate chiedendo spiegazioni al riguardo. Può darci un attimo un lume con il supporto anche dell'assessore al commercio? Allora, sono previste da un vecchio decreto, una vecchia legge Monti, credo sia del 2011, credo, eh, però non vorrei dire la data sbagliata. Eh, prevedono sostanzialmente che eh, delle strutture private, in questo caso che fanno riferimento alle associazioni di categoria, possano organizzarsi in modo tale da poter espletare tutte le pratiche necessarie per conto delle imprese e per l'apertura di un'azienda. Tutte le questo? pratiche? Tutte le pratiche. Cioè vuol dire Quindi che dalle... un ristoratore, facciamo l'esempio, Ma anche un compresa, la edilizia, eh? ah, addirittura. compresa la licenza di vizia, la parte urbanistica. Va nell'associazione di appartenenza? L'associazione la di appartenenza. Queste associazioni di appartenenza devono aver costituito delle strutture che si chiamano appunto agenzie per le imprese riconosciute a livello nazionale, ministeriale e a livello locale, e regionale. Tutte queste agenzie devono aver stipulato un'apposita fideiussione per eventuali errori, è una sono non di poco conto, si parla mm. di 20-40 ai milioni. Alla sono, faccia. E quindi sono agenzie che hanno questo tipo di caratteristiche e possono, questa è la novità che viene inserita con il decreto, possono sostanzialmente certificare la possibilità di aprire una qualsiasi attività produttiva. Mm, ci sono solo gli aspetti di natura ambientale che sono quelli più, diciamo, delicati, sui quali l'amministrazione non credo concederà anche se non è ancora chiaro, concederà questo tipo di deroga. Sul rimanente comunque sarà. E sanitaria? Sanitaria, mh, sì, sanitaria e ambientale, questi sono i due aspetti. E sono due nodi abbastanza esatto. grossi, però. Sì, però è anche giusto, insomma. Quindi, però eh, è vero sì. questo che io che voglio aprire un ristorante e ovviamente ho già una serie di eh, requisiti, andrò a questa agenzia, e l'agenzia mi garantirà la parte che riguarda la normativa igienico-sanitaria a quei livelli, ovviamente, quindi. Questo quanto è la parte amministrativa e potrò uscire dall'agenzia per le imprese con l'autorizzazione in mano per aprire l'esercizio. Ecco, questo mm. quando diventerà operativo voi come siete messi e quindi a livello di Confesercenti si parlerà di un'agenzia per Padova e provincia, per territorio o un'agenzia regionale unica, visto anche il tipo di. di... Eh, per dare questo servizio si assumono altre persone, è nobile ma trovo assurdo pagare e mantenere i burocrati. Dopo rispondiamo. No, non, allora è chiaro che tutto questo verrà fatto con il personale che già c'è da parte nostra da parte del pubblico ci mancherebbe altro. Anzi, questo dovrebbe in qualche modo agevolare il rapporto con il pubblico, nel senso che il pubblico farà solo dei controlli in questo caso. Sarà a carico delle associazioni, delle agenzie delle imprese utilizzare il personale che hanno già in maniera completamente diversa. È ovvio che non faremo un'agenzia per le imprese in ogni territorio, ne faremo una a livello Quindi non anzi, costi Ne Abbiamo terriolo. già fatto una a livello regionale. Una a livello nazionale che copre i rischi ovviamente mm. questa e che demanda poi le operatività a livello regionale. Gli esperti saranno, ecco perché dicevo prima, gli esperti saranno concentrati a livello regionale, mentre invece nel territorio avremo degli sportelli, a volte virtuali come abbiamo detto prima a volte proprio umani, con delle persone che ovviamente fanno il rapporto, il primo rapporto con... il Quindi questo sportello che si è costituito nel comune di Piave di Sacco, in fattispecie, potrebbe essere una longa manos di un domani, in febbraio, quando partono queste agenzie? Visto sì. che... Sì, può essere questo, può essere... Diceva prima l'assessore, pensiamo per esempio se questo sportello fosse ubicato, oltre a, ovviamente... In questo momento noi stiamo parlando per le imprese, ma pensiamo per i cittadini, perché poi le imprese sono anche i cittadini, no? il titolare delle imprese. Pensiamo a un certificato anagrafico, pensiamo a una serie di certificati che anziché andare da, 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 che so, da, dalla frazione in centro a prenderlo, me lo posso andare a questo sportello, me lo vado lì, me lo prendo e sono a posto. Pensate tutte quante quella che è la montagna di certificati di produzione che oggi facciamo. È chiaro che il nostro è, è un paese, anche il Veneto, pur essendo fra i primi in Italia come regione. In cui dal punto di vista informatico vabbè, siamo indietro, ma tanto, tanto indietro rispetto anche a paesi emergenti. Noi abbiamo alcune esperienze, stiamo lavorando, abbiamo uffici in, nei paesi dell'est, alcuni uffici nostri nei paesi dell'est, in Bulgaria, ma abbiamo esperienze in Moldavia, in, in Ungheria. Se, se guardiamo la banda larga che abbiamo noi rispetto a quelle che sono le potenzialità di di internet che hanno loro facciamo da ridere eh? facciamo da ridere, siamo a un terzo come potenzialità e come velocità ecco, rilasciandomi un po' al messaggio che era provocatorio che è arrivato adesso riduzione delle tasse no? diceva. Eh, ci potrebbe essere un risparmio effettivo estendendo come diceva lei eh, con, con i limiti che abbiamo, perché c'è il fatto di non avere la banda larga, io credo che sia un grossissimo limite Guardi, Riduzione quindi della spesa per i cittadini, un risparmio in qualche modo, ma, perché i costi della pubblica amministrazione, che dirsi voglia, del nostro paese sono, altre, sono anche molto cari. Cioè, i, abbiamo un'efficienza ma sono carissimi. Il risparmio con questo sportello c'è già. Senso in se non spieghiamolo bene? È certo, nel senso che. Eh, c'è risparmio io, di tempo. Eh, per ma, ma il tempo però comporta sì, però. spese perché vuol dire oltre la mezza giornata vuol dire la benzina, vuol dire andare a Padova, vuol dire il parcheggio, vuol dire eh, l'acquisizione. Per la pubblica amministrazione che tipo di risparmio c'è? Allora, per la pubblica amministrazione non c'è. Per il comune di Piove di Sacco non c'è nessun risparmio. Ma non c'è neanche nessun costo. Per cui questo è un servizio che il Comune, grazie alla collaborazione con Coffe Esercenti e ad altre aziende, eh, mette a disposizione e che al Comune non costa niente. Per cui eh, in via sperimentale neanche al contribuente in questo momento è gratuito, poi se lo sportello comincerà ad avere una serie di servizi ancora maggiori ci saranno delle spese di istruttoria ma che saranno comunque contenute e saranno eh, giustificate eh, dal risparmio di tempo di carta eh, de, e di tutta una serie di perdite di, 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 di tempo per cui eh, il, il punto è che eh, a costo zero l'amministrazione comunale, cioè senza spendere i soldi dei cittadini. Mette a disposizione uno strumento di grande portata tecnologica. Ecco, ma è stato necessario, questo è un po' la vado a provocare, che arrivasse il progetto di Confesercenti per attivare questo meccanismo e non poteva essere che le singole amministrazioni già lo attuassero di per no, sé, quando sappiamo che muoversi in qual per qualsiasi ambito cioè, lo diciamo da sempre. A la Genesi è... è un po' più complessa, tenga conto mm -hmm. che questo è un progetto presentato da un paio di aziende private, Var Group, C che lo hanno presentato allo SMAU eh, 2013-2014. Lo SMAU è la più grande fiera italiana per eh, la tecnologia e eh, questo è il risultato oh, su circa 500 progetti presentati, eh, ne sono stati scelti 20. L'innovazione. Eh, di questo progetto è risultato fra i primi 20 scelti eh, dallo SMAO cosa vuol dire questo che solo delle aziende strutturate che fanno questo di mestiere erano in grado di mettere a disposizione e di proporre ad associazioni di categoria comune. il comune non sarebbe mai in grado di avere risorse ecco, e di avere i mezzi per poter no, poter Bisogna fare. spiegarlo cioè, anche questa per cosa poi, perché sennò noi, da di fuori diciamo, diciamo che eh, un po il connubio mm. giusto è stato fra un partner privato che ha, eh, macchinario, questo, questo software e questo hardware l'ha proposto a Confesercenti che ha avuto l'intelligenza di capirne l'utilizzo. E il comune di Piove di Sacco che si è prestato come cavia. Uh, come cavia, ma una cavia positiva, insomma, perché, ripeto, il servizio prestato ai cittadini è un servizio positivo, e che, ma già messaggi, dai messaggi, da questi sì, pochi sì, sì. messaggi ci vede che insomma la cosa è, è, stare, è, viene capita e viene percepita come una grande miglioria. No, no, no ma perché basta grande... che uno abbia a che fare con, la, con, con il sistema della pubblica amministrazione e purtroppo ha delle grossissime difficoltà. Eh, da, questo è uno dei progetti, uno dei progetti in cui che vi vede partecipi attivi, partner, come vogliamo dire, ma ne avete parecchi che sono interessanti. Torniamo un attimo indietro: sì. le tasse. <ride> no, questo sono dei passaggi. È evidente che. Quindi vi si, rispondiamo al telespettatore. Sì, non si possono abbassare da domani mattina. Mm. Questi sono strumenti che permettono di ridurre i costi della pubblica amministrazione, lo diceva prima però se non scatta se non scatta quella molla politica di scelta politica per cui anziché nella statistica avere dobbiamo essere molto chiari perché guardate che il problema dirò qualcosa che non piace, non è la burocrazia il problema sono i burocrati non è la burocrazia il problema eh? sono i burocrati Sì, perché sai poi sono le, le cose sono fatte dagli uomini eh, dagli cioè non, uomini. non, non è che nascono ma se noi pensassimo che nel territorio anziché avere 8, 10, 12 sportelli comunali fanno le stesse cose, avessimo un unico sportello funzionale e una serie di un unico ufficio comunale, è una serie di sportelli che danno gli stessi servizi, quelli che sono banali, che possiamo fare tranquillamente anche con questi strumenti, significa cominciare effettivamente a dedicare risorse ad altre attività, ad altre attività, che possono essere produttive, possono essere nell'ecco, oppure possono essere dei risparmi quando non avremo più bisogno di avere queste cose e queste sono cose che altri paesi hanno in qualche modo adottato noi usciamo da una storia che non è di oggi ma è secolare no? per cui abbiamo comunica da 400, 500, 800 abitanti che hanno, spesso anche i cittadini vogliono difendere perché c'è il campanile loro e quindi chiaramente alcune cose le stiamo pagando e questo è un passaggio però che quella della riduzione delle tasse a carico del mondo delle imprese, del mondo del lavoro sia un percorso che deve essere portato avanti ad ogni costo, con tutte le difficoltà è un passaggio Diciamo proprio completamente irrinunciabile. che... recente, infatti, qui voglio. Che... Collegandoci a questo, siccome appunto siamo anche in un momento dove Si parla tanto di riforme che devono essere fatte, indifferibili, urgenti, eccetera. Voi, come eh, tra l'altro Rete Impresa Italia, di cui fate parte, perché bisogna ricordare sempre che si dà anche un grande sistema, non è la Confesercenti, magari da solo piccola che si muove, ma facendo parte di un sistema, come vi state ponendo nei confronti del governo per agevolare le imprese? Perché finora tante parole, però ben poco si è visto realizzato. Guardi, In questo momento c'è anche una difficoltà, chiamiamola così, di. Eh... Di dialogo, interazione. di interazione, in questo modo, nel senso che evidentemente si sta procedendo pensando che tutto possa essere fatto, che molto possa essere fatto senza interagire con, questi che sono, con le associazioni che sono, che sono e continuano ad essere una parte importante della democrazia, del tessuto democratico e dell'economia di, di questo Paese. La verità è abbastanza semplice, occorre che eh, ovviamente ci siano degli interventi molto precisi che vadano a razionalizzare alcune cose. Ne cito alcuni, la finanza locale. È assurdo che noi continuiamo a dire che calano le tasse a livello nazionale quando continuiamo a trasferire costi pubblici ai comuni e alle regioni e da lì a, continuiamo a prelevare soldi. Perché la Tassazione oggi non è più fatta, questo è uno dei primi, primi punti. Non è più fatta dal, dall'IRPEF e, da, mm. e dalle imposte che paga lo Stato, è fatta da un insieme di imposte onerose anche non solo nell'importo, ma nelle modalità. Eh, sì. Credo che tutti abbiano ancora in mente la TASI, no, Tasi. o dell'IMU sui terreni montani, agricoli eh, montani sì, esatto. del 20, il prossimo 26, in cui facciamo ancora fatica a capire quali sono i comuni montani, quelli che sono i comuni, no? Baone era un comune montano, tanto per capirci, adesso non, è più, adesso non lo è più, ma prima no. era un comune montano, in base alla normativa precedente. Ecco, Questi sono degli aspetti su cui si deve essere fatto un intervento immediato. Il secondo intervento è quello della macchina pubblica. Anche qua cioè, è inutile che continui a dire che dobbiamo fare tutti quanti fare un sacrificio, perché in questo momento il mondo del lavoro, i cittadini, il mondo delle imprese lo sta facendo questo mm. sacrificio. Ho l'impressione che tutto, non solo i politici, eh, che tutto il mondo abituato a un certo livello non lo stia facendo. E quando vedo si operi un meccanismo di questo tipo o minacce perché qualcuno da 240 mila euro di stipendio all'anno gli si propone di andare a 160, mi rendo è conto che allora il problema è sì. un po' anche dei burocrati, assessore. Non solo delle burocrazie. Cosa dice l'assessore, come anche lei è stato un esponente politico, eh, rispondendo anche al messaggio che vedevo che anche lei leggeva prima, quindi la gente va ben... Ben consapevole del fatto che tutta questa burocrazia di fatto esiste per dar possibilità di lavorare a delle persone che altrimenti si troverebbero così nulla facenti, quindi giustificare posizioni, rendite di posizione, eccetera. Un altro messaggio ancora: è possibile che siano sempre i Veneti i primi a rimboccarsi le maniche risolvendo i problemi che Roma ci crea, bravi, ma così non andiamo lontani. Anche questa, ci sono un sacco di veneti a Roma, però non mi pare che le cose <ride> siano migliorate. No, allora, per quanto riguarda la burocrazia, io ho un paio di idee. Uh, allora, è vero quanto diceva Francescon uh, che i, uh, il problema sono i burocrati, però ci sono burocrati e burocrati. Cioè io lavoro in un comune di 20.000 abitanti, cioè come assessore perché ho il mio lavoro, ma come assessore e vedo che lì uh, ci sono tante eccellenze, c'è anche qualche fanullone, ma ci sono il 90% che lavora e lavora seriamente. Il problema vero è chi fa le leggi, le leggine, le normative, cioè perché ci sono norme che vanno a confliggere fra di esse, ci sono norme che sono inconciliabili fra loro e io credo che una delle prime cose da fare sia una semplificazione da un punto di vista uh, delle normative, perché potrei fare mille esempi uh, di cose semplici che vengono complicate da decine e decine di norme uh, che non servono a nulla. Punto numero due, eh, c'è un problema della burocrazia eh, centrale, voglio dire ministeriale soprattutto, perché è lì che nascono eh, le leggi e è lì che si annidano dei veri e propri centri di potere che spesso sono intoccabili. E io ho sempre fatto una proposta. Eh, Shock ancora peggio di quello di Francesco. Giorgio Napolitano prende 220 mila euro all'anno ed è il Presidente della Repubblica, la massima carica dello Stato. Io credo che nessun dipendente pubblico possa prendere più del Capo dello Stato. Quando vedo che un stenografo del, del Senato o il barbiere della Camera guadagnano più del Presidente della Repubblica o il capo del ministero che prende tre volte eh, eh, allora, il, e allora il Presidente concorda della con Repubblica, quanto dicevo, no, vuol aspettando. dire che c'è qualcosa che non va. Ma infatti è arrivato un messaggio anche poco fa, i politici cambiano ma i burocrati no ed è quello che poi si riscontra, cioè la difficoltà oggettiva è questa, cioè il politico che torna magari da un'esperienza scornata eccetera che non vuole più ripeterla a livello ministeriale dice perché alla fine il substrato è quello e non varia mai, ma lei ha detto anche un'altra cosa che non può passare tra le righe ha tantissimi bravi dipendenti, lavoratori, eccetera, e tutti ne troviamo nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, tutti sappiamo e abbiamo individuato chi ha avuto a che fare con le pubbliche amministrazioni e con i fanulloni, quindi l'essere detto qualche fanullone c'è, e questo è il problema. Però che qualche fanullone qualche... ce l'ha anche Francescona, ce l'ha anche qualche azienda privata, sì, però eccetera, azienda eccetera. L'azienda privata eccetera. prima eh... o poi se ne libera, eh... e non tanto Spesso poi ormai. Spesso poi se che ne... prima. Però, eh, guardi, cioè, è problema. Le... No, questi, io dico perché? Perché molte volte questi che non lavorano non solo non incentivano i bravi e creano un malessere, un malumore diffuso, ma poi sono quelli che emergono. Abbiamo l'esempio di Roma è eclatante, adesso il discorso dei vigili che poi se ne vogliono diminuire o aumentare comunque è eclatante. E tanti altri Però che batono. E questo fa il male del sistema solo nei grossi centri perché nei comuni medio piccoli. Questo non può succedere perché eh, è difficile. Perché, guardi, se la mia ragioneria, che sono in tre, solo uno si mette a fare il fanullone si blocca il comune. Il mio ufficio commercio, che è un ufficio nevralgico per un comune come Piove di Sacco, che ha eh, due mercati settimanali, una fiera franca che ha 375 anni di storia, che ha un sacco di eventi e di manifestazioni, che ha oltre 300 negozi eh, in, uh, in centro storico e nelle frazioni, che ha oltre 1000 insediamenti produttivi, eccetera, eccetera. Sono in tre. Se uno dei tre si mette a fare il fanullone, si blocca l'amministrazione comunale. Per cui le dico che i uh, fanulloni vanno sistema. ricercati negli enti superiori, da Venezia a Roma. Chiarissimo, in... torniamo sull'argomento. Piove da... di sacco è difficile trovarne. Va bene, abbiamo, già, abbiamo anche scoperto che ci sono eventi importanti 300 negozi non è poca cosa, quindi vuol dire che è un commercio che, che va. Nel vostro pubblico. che soffre, ma Beh. credo di essere che piove di sacro. Credo si abano sia... poco prima di voi. Eh? Abano, come numero degli eserciti. Ecco, credo abano che siamo secondi solo ad Abano nella messi, provincia di Padova. Messi bene. Esatto. Messi bene, assolutamente. Pubblicità, poi torniamo insieme. Da. Allora, eh, abbiamo l'ultima parte della trasmissione volevo anche dedicarla al, ai progetti che ci sono in corso e così anche un polso della situazione del commercio come sta andando, come confesercenti e poi anche come assessore al commercio di un comune che ne ha tanti di negozi. Bene, allora partiamo dal, dal commercio che vive uno dei momenti, io credo, più difficili degli ultimi vent'anni, penso, perché prima non lo conoscevo. E. e... Alcuni dati sono interessanti, insomma, perché Padova, la provincia di Padova, sta viaggiando con una media di 700-800 chiusure all'anno dal 2008. Continuano quindi? Sì, quattro sì. negozi al giorno. Quattro, ecco, quattro negozi al giorno semplicemente. Esatto, come i caffè, tempo. no? Cioè eh, ti dà il senso di. di, di. C'è cioè una tragedia. Le, sta sì, qua, esatto. Cioè. Le, attualmente anche le aperture non eh, coprono, quindi abbiamo anche dei sadi negativi, ma soprattutto il grande dramma delle aperture è che sono aperture. Che hanno una, nel 60% dei casi hanno una vita che non supera i tre anni. Quindi significa che sono diciamo, proprio imprese che sono più che un costo, che un. Ecco, qua mi inserisco su, su una richiesta che è stata fatta da più telespettatori, quindi colgo l'opportunità di quello che lei ha detto. Voi siete in grado di dare un consiglio se eh, a un imprenditore che vuole aprire un'attività con le modalità, tra magari per la se è caso di farlo oppure no? E non guardi, tra i tanti progetti mm. che noi abbiamo, ne abbiamo mm. in questo momento uno in cui stiamo accompagnando l'impresa 70 giovani. 70 ragazzi, in parte alla prima occupazione, in parte anche disoccupati che si stanno riconvertendo nella loro attività. E il lavoro è proprio questo: iniziamo con uno screening con loro per capire se hanno le caratteristiche, se hanno un progetto che è un progetto funzionale. È un'attività che dura 100 ore di avvio, è molto pesante anche per noi, ma alla fine vediamo che dopo le prime 10 ore di colloqui i nostri esperti sono in grado di dire alla persona che andava davanti. Guarda, il tuo progetto è buono, no, il tuo progetto non, non è buono, cambiamo idea, modifichiamo il progetto, cerchiamo un'altra soluzione. E quello credo sia una delle cose che possiamo e dobbiamo insieme fare. Perché mettersi sul mercato senza queste Quindi potete farlo. Sì, c'è il rischio anche di buttare via qualche, qualche soldo, magari spesso abbiamo, abbiamo visto che qualcuno che chiude la fabbrica, chiude l'azienda in cui lavorava. Prende un po' di soldi di cassa di esatto, liquidazione, infatti. di TFR e li reinvesti in aziende che, che, che non hanno aziende nuove casa. durano solo tre anni, forse finiti gli incentivi, non si ha più motivi di tenere aperto con tutte queste tasse. Tutte, tutte le aziende, attenzione, gli incentivi ce li hanno per i primi due o tre mesi, o forse tre mm. anni nel caso nuove, delle nuove assunzioni, ma tutti quante le aziende partono con queste. Qui il vero problema è che ci si misura con un mercato che è profondamente modificato, è cambiato, anche nel commercio è impensabile, ed è questo che cerchiamo di convincere chi vuole partire, è impensabile ipotizzare che solo perché si acquista o si apre un negozio in una zona buona, mm. perché questo è il concetto, il negozio funzioni non è così Le, non è più così non è più così, così, è più così. È più. guardate, basta andare nei punti nevralgici delle principali città e voi trovate, anche adesso con i saldi a destra un negozio stracolmo a che sinistra un negozio vuoto e poi la capacità la... di attrazione e cosa dovrebbe fare? che consiglio si intende di guardi allora l'idea che non ho io ma i nostri esperti è molto semplice noi dobbiamo pensare dei la banalizzo evidentemente ma dare idea a dei negozianti che hanno un testone così nel senso che sono più propensi a pensare a ragionare a discutere a capire cosa cambia il mercato a informatizzarsi ad avere nuovi strumenti il negozio sarà sempre più vuoto di merci è più ricco di servizi. Quindi c'è una serie di, di attività che stanno venendo avanti, ma dobbiamo sempre di più avere un negoziante capace di capire cosa vuole la clientela, di comprendere fin dall'inizio, faccio un altro esempio, eh, sempre a più di sacco, ma è un caso in questo caso, alla fiera della, che fanno loro annualmente la Saccisica, abbiamo presentato questo, uh, questo mm. prodottino diciamo molto semplice. È una videocamera che trasmette al commesso mm. le sensazioni del cliente davanti con la lettura degli occhi Ci davanti alla merce quindi ti dice se è disponibile ti dice se che requisiti cioè che tipo di ti dice mm. ti tutta una serie di informazioni questo per aiutare il commesso che non conosce quel cliente ad essere più attento se invece il cliente è già conosciuto la macchina lo riconosce mm. Il, mm. il sistema lo riconosce e ti dà tutto quanto pensate a questi sistemi utilizzati implementati all'interno di centri storici no? con questo tipo di ausilio ci sarà qualche problema con la privacy, come giustamente ci è stato fatto notare, ma questa è la realtà. Poi l'altra questione è quella di una capacità di essere, di farsi promuovere, di, di farsi conoscere, in un mondo molto ampio, che è quello di Internet, che non vuol dire e-commerce e basta, significa la capacità di comunicare in termini completamente diversi da come facciamo fino ad ora, rispetto a quelle che sono le esigenze, le capacità, le, le colloqui delle, del cliente. Sempre di più avremo una crescita di questo utilizzo di utilizzo di internet per fare acquisti, ma attenzione, non sarà perché io ordino su internet, seglierò in internet, seglierò attraverso i canali web il prodotto, ma andrò ad acquistarlo nei negozi che me lo propongono, perché questa è la, la parte che rimane. Lo vediamo, lo vediamo costantemente da tutti quanti i dati, perché ci sono dei prodotti che possiamo tranquillamente acquistare in web, penso all'informatica. Ma ci sono una montagna di prodotti che non acquisteremo il web, è che la grande parlare. maggioranza, che è prepararli e così via. E questa è la parte su cui. E questo negoziante dovrà, avere, dovrà essere in possesso di montagne di dati. Quanti sono i commercianti, i consumatori che entrano nel mio negozio? Cos'è che funziona nel mio negozio più questo, più quello? Come faccio a non avere rimanenze? Quali sono gli strumenti che avrò per poter fare un servizio all'altezza e dare un prodotto di cui io mi prendo il mio, ovviamente utile, necessario per il mio lavoro, ma il meno costoso per quelle cliente dovrò farlo da solo questo qua mi dovrò mettere in rete è quello che stiamo facendo quello che stiamo sperimentando Quindi tra sì. l'altro un altro dei progetti che abbiamo tra questi con il comune di Piave di Sacco e quello dei distretti del commercio che sono delle io credo finalmente la regione ha riconosciuto quello che noi stiamo chiedendo da una da alcuni anni, e cioè il fatto che all'interno dei centri storici, dei centri urbani più grandi, ci sia un manager del commercio. Un manager sarete urbani. parte di questa iniziativa di, con un manager. No, Sono no, titolari loro. Eh. Noi ah, abbiamo quindi. presentato questo progetto. Credo che l'amministrazione comunale sia stata una partner importante per la presentazione del progetto, nel senso che siamo stati coprotagonisti assieme a Confesercenti. E, siamo... e cosa comporterà sostanzialmente? Ma in il, il progetto, innanzitutto abbiamo ottenuto un finanziamento di 380 mila euro, che è una montagna visto i per finanziamenti che sono ma per uh, fare iniziative, uh, eventi e manifestazioni che tendano a portare le persone, le persone. in centro storico in modo che, possano, che le vetrine abbiano una possibilità di visibilità importante, l'abbellimento del centro storico, eh, la sicurezza del centro storico, quindi col potenziamento della videosorveglianza e del pattugliamento e del presidio da parte delle forze della Polizia Urbana. Eh, il, uh, l, 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 alcuni bandi e progetti dove andremo a cofinanziare uh, l'abbellimento delle, vet delle vetrine e il manager cosa dovrebbe fare? il manager deve uh, sovrintendere, uh, organizzare uh, tutto questo e io sulla figura del manager ho qualche perplessità ed è uno dei motivi con cui ogni tanto litighiamo col dottor Francescon, però voglio dire... Ma perché? Perché toglierebbe il spazio alla sua figura di assessore? No, o no, non... no, no, no. È perché a mio giudizio uh, un manager esterno non ha la conoscenza del territorio. Uh, però può portare che... qualcosa di, di, di nuovo che magari chi ha... Che ha chi non vive e... costantemente quei problemi del territorio stesso. Per cui... Nella crisi del 29 lo Stato americano ha messo denaro nel mercato, nella crisi dell'attuale l'Italia se lo prende. E vabbè, eh, di è una fatto... grande discussione però questa. Eh. Esatto. E... Lui sta dando ragione a Renzi, è sempre quello. Come... E a Draghi. Come si pensa di ripartire? È proprio in battuta di chiusura, Francesco, cosa dice del manager? No, ma... Cosa vabbè? risponde? Prima di tutto va aggiunto questo, oltre a piove di sacco credo siano altri 8 o 9 mm -hmm. i comuni della provincia di Padova L'unico escluso è la città di Padova che, hanno, eh, che sono riusciti ad accedere a questo, a questo bando. Adesso non li cito perché ovviamente c'è no, tempo. No, no, non abbiamo nessun chiuso. Eh, sul manager questo. Il manager deve essere visto come il direttore di un centro commerciale. Questa è la figura. Noi dobbiamo inserirlo e utilizzarlo come viene utilizzato il direttore di, di un centro commerciale. Perché o noi impariamo a gestire le attività economiche all'interno di un centro storico come se gestisse una grande azienda oppure saremmo destinati a chiudere. E quindi subire la concorrenza dei centri commerciali. Allora, speriamo di avere ancora ospite, ancora l'assessore, che è stato interessante l'apporto che ci ha dato, grazie naturalmente grazie a, a Maurizio Francescone, della Confesercenti di Padova. Avete visto quante interessanti novità per avere informazioni, visto che so che dopo ce lo chiederete. La Confesercenti di Padova eh, può darvi tutte le informazioni per, per l'utilizzo di questo sportello, per le modalità oppure per aprire un'attività senza farlo, senza cognizione di causa, ma sapendo bene a cosa si va incontro cose, o le opportunità che possono nascere, i corsi di formazione. Per chi ne Grazie ancora, buon proseguimento. Grazie.